schierata titolare anche oggi, in attesa di Dijkemar. Allora Prandi dal centro prova a passare così in maniera precisa, significa nel computo delle vittorie, finora 0 vittorie, 2 punti sono frutto di 2 tie break persi. Allora la ricezione di Pinerolo che è così così, poi difende come può la squadra sempre piemontese, brava Ricci a difendere, Fiori Bagher per l'attacco di Malik, l'errore sotto misura di Macerata che ha l'obbligo adesso di ritornare a spingere anche al servizio. Prandi attacca un Muriano, difende come può Ricci, poi c'è Malik in bagher rovesciato per Rebot, ci mette le mani Carletti, ancora un Muriano, prova il pallonetto questa volta, c'è un tocco, il VAR della pallavolo femminile dà ragione, giustizia, rende giustizia Pinerolo che adesso va al contrattacco, due sul pallone, poi Gray, bagher di Carletti dall'altra parte, attenzione alle costruzioni di Macerata, Rebot, arriva il muro, Vincent va al servizio, posto 5, ricezione di Greiber dal centro, la palla pionata con gli artigli, la battuta di Macerata, la ricezione di Muriano, Prandi fa volare Macrari che non chiude, allora il contrattacco da parte di Macerata, CBF con Ricci per Malik, a difesa flipper delle Pinelle, allora c'è sempre Fiori dietro, Ricci bella palla sempre per Malik, difende benissimo dietro Greiber, allora Prandi per l'attacco di Ungureanu che firma questo punto di Macerata, servizio da posto 1, la ricezione così così di Pinerolo, l'attacco di Carletti, Murata, ancora Carletti, poi c'è Prandi, sempre per Federica, Murata, Prandi, poi Gray, Bagher, Luca, ancora per Carletti, la paratona di Fiori, Ricci, gran palla per Malik, e qui Ricci cosa ha fatto ragazzi? Secondo set ball per Macerata, Bortoli, ricezione da parte di Fiesoli, poi non si intende con Malik, allora può ricostruire Greiber dal centro, non passa Acrari, Greiber in ritardo sul pallone e arriva il muro vincente da parte della CBF Banducci che vince in rimonta così. Andiamo a seguire la battuta di Prandi, ricezione di Quarchioni, precisa questa volta Giorgia, l'attacco di Macerata non è efficace, contrattacco di Carletti, tocca a muro proprio Quarchioni, attenzione Fiori per la pipe di Fiesoli, arriva il muro vincente, azione della Wash for Green, rivediamo una grande occasione, battuta di Prandi, ricezione sbagliata da parte di Fiori che poi vedete come riesce a rimediare, l'attacco adesso di Ungureanu, che muro! Formazione piemontese pur in vantaggio non ha saputo gestire quei punti di distacco, attenzione Greiber per Ungureanu, la fucilata di Adelina, la prima qualità come ha fatto nel primo set, altrimenti Pinerolo ha la possibilità realmente di fuggire, Ricci che palla per Molinaro, Gray ancora una volta strepitosa, Malik si è destinata a uscire, attacco di Gray, difende benissimo seconda linea Fiesoli, arriva Quarchioni, Murata, c'è sempre il contrattacco di Macerata, palla per Pinerolo, arriva la zampata di Carletti, fermata ancora Quarchioni, prova ad attaccare, difende benissimo Moro, il contrattacco di Greiber, dunque eccezione a parte di Fiori, ancora Nicolova, l'attacco letto da parte di Quarchioni, arriva il muro vincente della squadra di Marchiaro che chiude il set, più difficile davanti a sé, servizio di Pinerolo, ricezione di Fiesoli, sempre Ricci, con volare in Molinaro, Murata, prova a difendere Macerata, palla dall'altra parte, allora c'è un Muriano, Prandi dal centro per Jasmina, Acrari, Macerata al posto di Ebot, proprio Napodano va al servizio, palla morbida su Moro dal centro, passa così Jasmina, Acrari, Naro, 16-15, attenzione, la ricezione di Greiber, l'attacco dal centro di Acrari, poi Prandi, bella palla sempre su Acrari, arriva il bel muro vincente, allora la battuta di Molinaro, sempre efficace, ricezione di Pinerolo, la Wospo Green che va all'attacco con Ureano, palla sulla riga, Pinerolo
e la penultima in classifica Macerata. Eccezione di Gray, poi Prandi, venta per Carletti, così il punto era al servizio. La ricezione di Pinerolo, l'attacco da parte di Carletti, difende proprio Dijkema dietro, poi Abbott trova il punto. Servizio di CBF Balducci, difficoltà Pinerolo, attacco da parte di Greiber, difende Macerata dall'altra parte, ancora Abbott! Zona rossa, alla zona sostanzialmente salvezza nel giro di 6-7 punti, però come gli allenatori dicono abitualmente, sì, classifica è corta, però bisogna cominciare a vincere, bisogna fare punti, e questa è la partita a nostro avviso dove Macerata e Pinerolo devono vincere da 3 per avere ovviamente un ampio margine. Azione lunghissima, attacco da parte di Malik, difende benissimo Pinerolo, contrattacco di Greiber, c'è sempre dietro Fiesoli, poi c'è Fiori dall'altra parte, il bagger di Malik, allora c'è la ricostruzione del gioco di Gray, Prandi dall'altra parte per l'attacco di Ungureanu, l'errore in attacco, la zona di battuta, vediamo modo Prandi, l'attacco da parte di Greiber, uno di contenimento di Macerata, poi ci prova di prima, c'è Prandi, il bagger di Moro sempre per la giocatrice polacca che viene murata, così il punto finale è di Macerata che vola sul 2-1-25. Carletti, riceve Abbott, poi Ricci per Malik, palla, seguiamo Fiesoli, palletta partita, poi Giuliano al limite, Prandi decide, così che affronta per la prima volta, ma anche dall'altra parte c'è un Macerata che affronta la Serie 1 per la prima volta, però è una squadra che ha un po' più probabilmente di malizia in avanti, ma partita aperta, attacco da parte proprio di un valore aggiunto di questa squadra che punta ovviamente con Pinerolo alla salvezza, ma poi è il campo a stabilire chi cosa, e allora Moro, attacco di Ungureanu, arriva il super muro di Molinaro, serenità, attenzione, eccezione da parte di Abbott, l'errore da parte di Macerata, 23-14 la squadra di Marchiaro, ricezione di Fiesoli, l'attacco di Abbott, murata, poi c'è il palleggio sempre di Ricci per la conclusione di Malik, difende benissimo la squadra piemontese, Carletti sempre vigile dietro Fiesoli, allora ricostruisce Bussoli, palla in testa per Prandi e poi la conclusione vincente di Greiber, ancora Bortoli, eccezione di Macerata, attacco di Polina, Malik difende benissimo Pinerolo, poi Carletti la palletta, ancora Fiori, palla in testa a Ricci che si inventa questa giocata, brava Capodano, ricezione precisa di Pinerolo, attacco di Greiber e dunque 25-15, tantissime società qualche anno fa, parliamo della Serie A1, attenzione, difende benissimo Prandi, poi c'è il palleggio di Anna Grey, l'attacco di Carletti, murata, c'è ancora Prandi, ancora per Carletti, la parallela, non c'è tocco a muro, stagione da protagonista l'anno scorso per Polina Malik, attacco adesso di Ungureanu, il punto del pari, è un bellissimo match, un bellissimo tie break, c'è Acrari al servizio, riceve Abbott, Ricci dal centro, non passa, così arriva il muro invece ordinario di Gray, 13-9, attenzione di questo finale avvincente qui al Banca Macerata Forum, attenzione, eccezione di Ungureanu, poi c'è l'attacco da parte della giocatrice di Pinerolo, il servizio ancora di Laura Dijkema, attenzione di Ungureanu, poi Prandi, la pipe su Carletti, la battuta di Prandi, la ricezione di Fiesoli, l'attacco di Polina Malik, se ne va così il primo, servizio di Polina Malik, la ricezione di Greiber, poi Prandi per l'attacco di Carletti, difende benissimo la CBF Balducci, arriva Polina Malik, arriva il super muro vincente!